Hey coach, ben ritrovati dal vostro Handling 91 su Nazuma Eleven Go Luce. Abbiamo appena finito il capitolo 11, questo è il dodicesimo ed è l'ultimo capitolo di Nazuma Eleven Go Luce. Arion, che fai lì? Entra. Sì. Non manca molto alla finale. Come stanno andando gli allenamenti? Cosa c'è? Non ci posso ancora credere. Non è giusto. Io volevo continuare a giocare con te fino alla fine, la fine del torneo. Lo so, è frustrante. Dopo tutti i nostri sforzi. Capitano. Arion, ora dipende da te. Realizza il tuo, anzi il nostro sogno. Quello per cui abbiamo lottato. Far tornare il vero calcio. Il calcio che amiamo. Sì, lo farò, capitano. Ok. Capitolo 12. Il futuro del calcio. Sì. Ora, Riccardo è infortunato per 3 mesi e non potrà assolutamente toccare la palla. Quindi siamo un po' tutti quanti giù di corda, visto che nonostante lui abbia lottato più di tutti anche, non come gli altri, più di tutti, dato che lui era l'unico che all'inizio voleva seguire il folle piano di Arion di ribellarsi al quinto settore, è stato infortunato e quindi non potrà vedere realizzato il suo sogno di vincere giocando pulito il campionato Cammino Imperiale. È un po' un destino crudele, però bisogna andare avanti. E Arion, sei andato a trovare Riccardo, vero? Come sta? La gamba gli fa ancora molto male, ed era anche piuttosto pallido. Ah, povero. Anche se non lo dava a vedere, la gamba evidentemente gli faceva male. Sembra che siete tutti preoccupati per il capitano quanto a me, eh? Beh, è capitano. Lo conoscono da molto tempo. Da almeno un anno. Il capitano conta su di noi per portare a termine la missione. Dobbiamo vincere il Cammino Imperiale a tutti i costi. Tutti sono preoccupati per Riccardo, quindi mi tocca parlare con loro, suppongo. Eccola là. Vabbè, dai. Cominciamo. Forse non l'ho da vedere, ma ci tenevo davvero tanto a giocare. Sogna di vincere il torneo sin da quando ero un bambino. Ma il calcio è regolamentato fin da quando l'Inazuma Japan ha vinto il mondiale? Come funziona? È davvero ingiusto, ci ha portato lì in finale e ora non può giocare. È questo infatti che stavo dicendo. Lo so, non sarà la stessa cosa senza di lui. Mi spiace anche a me, ma star qui a pignucolare non risolverà niente. Esatto, dobbiamo allenarci più duramente ora. Quanto vorrei che il capitano potesse guidarci in finale, abbiamo bisogno di lui. Quindi ora chi tocca fare il capitano? Quello che è successo a Riccardo è orribile, proprio prima della finale. Sarà contento il quinto settore? Oh, spero che la gamba di Riccardo sia ok. Non è ok, no? Senza Riccardo, noi del terzo anno abbiamo ancora più responsabilità. L'intera squadra ha bisogno di noi. Lo so, ma sono così arrabbiato. Dovevamo esserci tutti a portare a termine la rivoluzione. Se solo potessimo fare qualcosa. Ti capisco, ma la gamba del capitano non guarirà così da nulla, purtroppo. Beh, a meno che... So che l'infortunio di Riccardo è stato un duro colpo per tutti, ma abbiamo una finale da giocare al massimo. A meno per che noi non c'è... e per lui. Non c'è qualcuno che viene dal futuro e miracolosamente Giusto. Guarisce. Gli ho promesso che avremmo riportato il calcio alla normalità. E ecco, manterrò la mia promessa. Oh, Arion. Non si sa se sono tristi per Riccardo o perché Arion... O per cosa sono quei Arion. Musi lunghi? Oh, eccolo! Mosi. Allenatore Evans. Il suo immancabile sorriso. È tornato. Ci è mancato tanto. Sono così felice di rivederla, mister. Scusate l'attesa. Guarda un po' chi si rivede.
Era anche ora, Il mister era andato a studiare al centro del quinto settore dove si allenano gli imperiali, vero? Cosa? Sei sicuro? Ah, proprio così. E ho scoperto una cosa. Prima o poi vi rivelerò le vere attività del quinto settore. Fino ad allora continuerò le mie indagini. D'accordo. Ma d'ora in avanti sarebbe meglio che ogni tanto ci aggiornassi su quanto stai facendo. Infatti, perché... Ma certo. Mi spiace averti lasciato all'oscuro, Jude, ma il quinto settore ha occhio ovunque. Se qualcuno mi avesse scoperto, sarebbe stata la fine. Vabbè. Però avresti potuto dirci qualcosa comunque. Ecco, infatti, lo chiami e dici: oh Jude, qua stanno facendo... Lo so, mi spiace. Beh, ma qua d'ora c'è un problema. Farò tutto quello che posso per aiutare la Raymond. Bene, allora ho una richiesta da farti. Voglio che torni ad allenare la squadra, con effetto immediato. Come? Cambiamo di nuovo allenatori? Sì, perché no? Ma Jude, ora sei tu l'allenatore della Raymond. È grazie a te se la squadra è arrivata fin qui. Non penso che sia una buona idea. Però forse con questa Mark non abbiamo... è una proposta. Ho fatto tutto quello che mi hai chiesto. Ora tocca a te. Abbiamo un piccolo bonus. Sei tu l'allenatore che serve alla Raymond. Alcuni giocatori. Lo so per certo. Dopotutto sono Jude Sharp, un geniale stratega. Credi davvero che potrei sbagliarmi? Beh, se sei così sicuro, allora torno ad allenare la squadra. E i tuoi piani di andare... Non preoccuparti. A controllare... Continuerò a essere il tuo braccio destro, proprio come prima. Quindi ci penserà Jude. Sono sicuro che insieme daremo a questa squadra tutto ciò di cui ha bisogno. Conto su di te. Jude, ragazzi, andiamo a vincere. Insieme! Sì, mister! Ora che tutto è stabilito, c'è un'altra cosa di cui dobbiamo parlare. Vi voglio tutti nella sala del club. Ok. Tu di cosa credi si tratti, JP? Non saprei, ma ora sono curioso. Invece di stare qui a parlare, perché non andiamo a vederlo? Eccoci qua. Sono andato a trovare Riccardo. È davvero un peccato quello che è successo, ma non deve fermarci, intesi? Assolutamente sì, no, non ci può fermare. E questo è quello di cui voglio parlarvi. Visto che Riccardo non potrà giocare la finale, dovremo nominare un nuovo capitano. Ottimo. Cosa? Ne abbiamo discusso un po' e Riccardo sa perfettamente a chi cedere la fascia. È stata una scelta di Riccardo. Proprio così. Spero che siate tutti d'accordo. Sì, mister! Beh, se è una scelta del capitano. Ascoltate tutti. È arrivato il momento di dirvi chi sarà a guidarvi in finale. Arion Sherwind. Sei tu il nuovo capitano. Ovvio. Cosa? Non poteva essere nessun altro. Ha detto che sono io il capitano. Certo. È ovvio. Io? Arion, il tuo ottimismo è contagioso e sproni sempre i tuoi compagni a dare il meglio. Sei molto diverso da Riccardo e lo sarai anche come capitano. Ma questo non è sbagliato. Sii te stesso e sarai perfetto. Il mister ha ragione. Ma sei stato tu a convincerci a giocare di nuovo il calcio vero. Ma è stata la tua passione a innescare questa rivoluzione. Ce la farai, ne sono sicuro. Come per lo scorso episodio con Sol Daystar come capitano. Non funziona così. Ma ne sei proprio convinto? Però il mondo magico di Nazuma Eleven è bello anche per questo. Non vedo nessuno lamentarsi. E va bene, posso farcela. Molto bene. Adesso possiamo andare ad allenarci. Forza, tutti al campo di allenamento. Sì, mister! Chissà se riuscirò davvero a guidare la squadra. Non è un problema, Arion. Stai tranquillo. Le cose iniziano a farsi interessanti. Non ho alcun dubbio sulle sue qualità. Con lui a guidarla, la squadra farà grandi cose. Sicuramente. La rivoluzione è iniziata grazie a lui. Non ha paura di dire quello che prova. È la sua purezza d'animo ad aver portato la squadra fin qui. Vedo in lui un grande capitano. Certo che lo vedi. Ti assomiglia tantissimo. Tu credi? Beh, ora però è meglio che vada. D'accordo. Sono uguali. Mark Evans e Arion Sherwind. Non ho mai visto nessun altro così matto per il calcio. Ah, questo è vero. Questo è verissimo. Fantastico, l'allenatore Evans è tornato e... io sono stato nominato capitano. Spero di cavarmela. Fai pratica al campo di allenamento. Pronti per fare un po' di allenamento super? Come sapete, giocheremo la finale contro il Collegio Monte Olimpo. La loro squadra è allenata da Alex Zabel.
Per molti è una squadra perfetta e non esagerano. Non hanno punti deboli. Davvero? Oh mamma! Ma non solo. Ogni singolo giocatore ha una tecnica di tiro tale che possono essere tutti considerati dei grandi centravanti. Tutti? Non è possibile! Quindi possono segnare praticamente da ogni zona del campo. Sembrerebbe. Dopotutto hanno vinto la semifinale 16-0. Sì, il loro attacco è straordinario. Ma questo non vuol dire che non possiamo batterli. Per questo, prima di tutto dobbiamo migliorare la difesa. Tutti d'accordo? Sì, mister! Si comincia! Ops. Arion, che ti succede? Devi fare più attenzione. Quelli del Monte Olimpo possono tirare in qualsiasi momento. Non dobbiamo farci trovare impreparati. Ok, scusate. Arion non sta giocando molto bene oggi. Forse sentirà la pressione. Semplicemente non è lui. Ehi, Arion, datti una svegliata. Ora sei tu il capitano. Devi dare buon esempio. Ok. Beh, è sotto pressione perché è capitano. Ma... bel lavoro, ragazzi. Non va bene. Di questo passo la squadra si sgretolerà. Ed è tutta colpa mia. Riccardo non l'avrebbe mai permesso. Hai un'idea? Ci sono. Proverò ad andare alla torre. Il panorama mi tirerà sul morale. E ne approfitterò per allenarmi un po' per conto mio. Eh sì. Ah, che pace qua sotto. Ehi, da qua si vede l'ospedale. Chissà cosa starà facendo il capitano. Un momento. Ora sono io il capitano. Ma ne avrò davvero la stoffa? Oh, eccolo là. Ehi, Arion! Ma... chi si rivede? Beh, cos'è quella faccia? Ti sei dimenticato il tuo amico Harley con tutte le cose che abbiamo combinato a Okinawa? Certo che mi ricordo. Quanto tempo? Che cosa ci fai qui? Ho saputo che stai facendo famiglia nella squadra di Evans. Non potevo proprio perdermi la finalissima. Allora, cosa ne pensi di Evans? Ha un'enorme passione per il calcio, vero? Proprio come ti avevo detto. Ha proprio ragione. Ma Harley, sei venuto da Okinawa solo per vedere la mia partita? Ma certo! Non amo molto volare, ma questo è altro per un amico. A proposito, è vero che sei il nuovo capitano? Sì, ma non sono sicuro di esserci tagliato. Frena, amico, cosa vorresti dire? Ricordi quando giocavamo a calcio sulla spiaggia? Mi ha fatto capire che in fondo il calcio è un po' come l'oceano. La palla si muove qua e là, proprio come le onde, e l'andamento della partita cambia come la marea. Non devi mollare mai. Anche un buon capitano deve avere il cuore grande come l'oceano. Solo così potrai capire i tuoi compagni e guidare la squadra. Credo di capire. Certo che capisci, andrà bene, devi credermi. Hai giocato a calcio sulle spiagge di Okinawa. Non c'è onda che tu non possa cavalcare. Ti ringrazio, Harley, ora mi sento meglio. Mi fa piacere. E ora che ne diresti di fare due tiri come ai vecchi tempi? Fatti sotto! Ma sulla torre vi buttate lì sotto che fate male un pochino, eh? Chissà di cosa staranno parlando lassù. Darren, vorrei ringraziarti. Ho saputo che hai parlato con JP. Ha capito che eri tu solo dopo che te ne sei andato. Ha passato il resto della giornata ripresto per non averti chiesto l'autografo. Adesso mi sento in colpa. Mark, voglio sperare che tornerai presto in qualche lega professionistica. Non vedo l'ora di affrontarti di nuovo. Ho sviluppato una tecnica che devi vedere. Qualcosa di gran classe. La prossima volta che giocheremo contro ti straccerò. Staremo a vedere. Ma se giochi contro, tu giochi in porta, non puoi stracciarlo. Il giorno seguente. Zia Silvia, il telefono! Sono impegnata ora, puoi rispondere tu per favore? Mamma mia, Arion, che pigrone. Pronto? Oh, ma questa voce... sei Arion Sherwind, giusto? Volevo proprio parlare con te. Ti piacerebbe vederci al quartier generale della Resistenza? Porta anche il resto della squadra. Ho già contattato Evans e Sharp. Ci raggiungeranno anche loro. Vi aspetto. Ma hai riattaccato? Chi sarà stato? Quella voce mi è sembrata familiare. Ma dov'è che l'avevo già sentita? Ha detto che ha già parlato con l'allenatore Evans. Quindi... meglio andare subito al quartier generale della Resistenza. Silvia, sto uscendo! Chissà chi era al telefono.
Era Travis? Beh, può essere. Beh, quartier generale della Royal. Sì, potrebbe essere Travis, dato che ha riconosciuto la voce. E poi detto, ho chiamato già Sharp e Evans, quindi... Beh, eccoci qua, vediamo un po' se era proprio lui. Oh no, era... Oh, eccovi qua. Xavier, allora. Volevo proprio incontrarvi. Ma lei è... Beh, è strano che Xavier chiami proprio... Jordan. Mark, è un po' che non ci vediamo, eh? Come stai, Jude? Ho saputo che hai preso il nome di tuo padre quando hai ereditato l'impresa di famiglia. Xavier Schiller. Un nome e una garanzia. Insomma... Grazie all'aiuto di Jordan e dei miei amici del sole dell'infanzia. Una garanzia ora, Xavier prima... Xavier è il capo, io sono il suo assistente. Prima non tanto. Non avete idea di quanto lavoro abbiamo. A volte mi sembra di annegare tra le scartoffie. Ah, capisco. Beh, sono felice di vedere che ve la passate bene, ragazzi. Lavoro d'ufficio. Un attimo. Classico. Ma voi siete Foster e Greenway dell'Inazuma Japan. Che cosa? Oh, ma certo. Ora ricordo. Sapevo di averli già visti da qualche parte. Non sono cambiati di una virgola. Due membri storici dell'Inazuma Japan in un colpo solo. Credi che ci faranno l'autografo? Due. E quel povero William Glass? Mark, Arion, vi ho convocati per un motivo molto importante. Jordan, i documenti. E poi, sinceramente, io preferirei l'autografo anche solo di Xavier. Però tanto che ci stiamo. Subito. Gli altri li rivendiamo su eBay. Avete trovato prove della corruzione del quinto settore? No! Davvero! Il quinto settore corrotto! Oh mio Dio! Non l'avrei mai sospettato! Ma come si fa? Abbiamo trovato documenti relativi ad affari disonesti di ogni tipo. È un miracolo che nessuno li abbia scoperti fino ad oggi. Ma quale... quale sorpresa, il quinto settore che fa affari disonesti. Che sorpresa, non me lo sarei mai aspettato. Quindi davvero. Il quinto settore ha infranto la legge? No! Non può essere. Lui non avrebbe mai... Lui? Non il vero proprietario, il vero fondatore del quinto settore. È la stessa cosa che ho pensato anch'io. Per questo ho indagato ancora più a fondo. Eccolo, mo ce lo dice. Così ho scoperto qualcosa di molto interessante. Pare che non sia Alex Zabel il vero leader del quinto settore. L'abbiamo già scoperto. Ce l'hanno detto, Alex Zabel ci mette solo la faccia. Non è possibile. Sta dicendo che c'è qualcuno ancora più potente a muovere i fili? Al momento non c'è ancora nulla di certo, quindi continueremo con le nostre indagini. Però devi dirci se c'è qualcuno. Mentre cercheremo di capire a cosa si riferisce il nome in codice Dragon Link che è saltato fuori nelle ricerche su Cinque Dea. I miei Spyglass Hacker hanno deciso di unire le forze con Xavier. Insieme arriveremo in fondo a questa sporca faccenda. Splendido. Contiamo su di voi. Va bene. Ok, ragazzi, è ora di andare ad allenarci. Tutti al campo al fiume, presto. Ci vediamo lì. Un classico. Sì, mister. Il campo al fiume. Sherwind, c'è una cosa di cui voglio parlarti quando arriviamo al campo. Attenzione. Ok. Questo è importante, chissà eh. Che cosa vorrà dirmi? Perché si ricollega a quello che abbiamo visto nello Bene, scorso Mark, episodio. Credo che ora tocchi a te darci un po' di informazioni. Ah. Non hai studiato solo il centro di allenamento degli imperiali, vero? No, già. No. Ho scoperto quali sono le vere intenzioni di Axel. Quali? Ah, davvero? E quali sarebbero? E mo si interrompe, non ci dice nulla. Ti pareva? Maledizione? Il quinto settore ha infranto la legge? Che ci sia sotto qualcosa di più sinistro? Ad ogni modo, chissà di cosa mi vorrà parlare Victor. È ovvio che ha infranto la legge, ragazzi, ma perché siete sorpresi? Una società che regola il calcio, che decide se chi vince e chi perde, può essere secondo te una società onesta? E dai, sveglia, cacchio. Non siete più bambini. Come Bau Bau? Buono, su. Il mio cane sembra agitato, ma non capisco perché. Con chi ce l'ha? Ehi, dove vai? Di solito è un cagnone tranquillo. Chissà cosa c'è che non va. Beh, non è questo il momento di pensarci. Una scena random o così. Ehi, Victor, di cosa volevi parlarmi? Ho una nuova tecnica da mostrarti. Oh. Imparala e potremo anche vincere la finale. Eh? Ne sei sicuro? Attenzione. Ehi, tu, che cosa ci fai qui? Hai sentito la voce di Jade? Deve essere successo qualcosa, andiamo a vedere. Lo sapevo. Cerca Jade nei paraggi. Ma è qui.
Sei venuto a spiare gli allenamenti della nostra squadra, eh? Beh, non sei gradito. Quanto sei noioso, levati ritorno. Ragazzi, siete... Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6... Più un cane! Io penso che un cazzotto ce la fate a tirarglielo, eh? Arion, non lasciarlo scappare, si merita una bella lezione! A calcio? Ma cos'è? Dove? Da dove esce sta squadra? Seguaci Quintini, ma che... Non è possibile! Vai! L'ho lasciata micidiale! Fermete! Vabbè adesso, saltiamo la scena. Sì, parata ardente, eccone un altro, va! Fanatico! Vattene via! Schifoso! Non male, eh! Ho vinto! Grazie, non me lo sarei mai aspettato. Ah, sembra che ci abbiano battuto. No. Eh no, non te la caverai così facilmente. Jade, non inseguirlo! Potrebbe essere pericoloso! Sì, per lui, non per lei! Rosy, fa una cosa, vai pure tu, va. Muovi quelle zambette, su. E così qualcuno ci sta spiando. Pazienza. Sherwin, torniamo al lavoro. Hai una nuova tecnica da imparare. Perfetto. Di cosa si tratta? È il tornado di fuoco doppia direzione. Yeah. Una versione a due del tornado di fuoco, quindi molto più potente. Beh, ovvio, no? Wow, e dove l'hai imparata? Se sono in due a calciare la palla col tornado di fuoco, ovvio che è più potente. Non posso dirtelo ora. Beh, a dire il vero potrebbe anche impararla da solo il tornado di fuoco. Ok, non importa. Il tornado di fuoco è la stessa tecnica utilizzata da... Già, devi impararla in tempo per la finale. Inizieremo a lavorarci già da oggi, dopo l'allenamento. Solo tu e io. Va bene. Però una cosa strana, le manager, se erano qui, gli altri membri della squadra, dove erano? In fondo loro seguono le manager, quindi avranno visto qualcosa. Di nuovo, forza! Ok. Pronto? Cosa? Sì, ho capito, arrivo subito. Ma così ci lasci? Ehi, dove stai andando? Vlad. Ah, ok, sarà successo qualcosa a suo fratello. Victor, aspetta, vengo con te. Cosa che è successo a Vlad? Vai a trovare Vladimir, andiamo, va. Che succede, dottore? Vlad! Vic, per fortuna stai bene, ho temuto che... Vic, potrò fare l'operazione. Cosa? Abbiamo ricevuto una donazione da un benefattore anonimo che ha chiesto espressamente di operare Vladimir. Quindi, Vlad tornerà a camminare. È così. Dopo l'operazione e un po' di riabilitazione dovrebbe tornare a camminare senza problemi. Vlad, io... Vic, mi spiace davvero tanto per tutto quello che ti ho fatto passare. Non dirlo neanche per scherzo. Non devi scusarti di nulla. Ci vorrà un po' di tempo. Ma un giorno scenderò nuovamente in campo, te lo prometto. Non devi più preoccuparti per me. Ci vorrà un anno almeno. E in finale non dovrai giocare per me o per nessun altro. Gioca solo per te. Vai, e gioca il calcio che ami. Oh, Vlad. Praticamente sarebbero passati almeno 5 anni da quando lui si è fatto male, quindi un paio d'anni di riabilitazione ci vogliono. Quel giorno stesso abbiamo iniziato un duro allenamento in vista della finale. Arion, devi concentrarti sulla squadra, non sui singoli giocatori. Ho capito, scusate. Dai, Arion! E così Arion ha ancora problemi. Vabbè, è normale. Non tutti nascono per fare il capitano, però... devi imparare. Ci siamo allenati la vera squadra, con la mente rivolta alla vittoria, fino alla vigilia della finalissima. Ci siamo. La finale è vicina. Vorrei scendere in campo con voi, ma purtroppo dovrò fare il tifo da qui. Ma tu sarai in campo, Ricky. Perché la tua passione è nei cuori di tutti noi. Anche se non puoi scendere fisicamente in campo, sei sempre al nostro fianco.
Grazie, ragazzi. Dai, ci siamo. Sembra che tu abbia imparato il tornado di fuoco, Arion. Credo di sì, ma sento che non è ancora potente come quello di Victor. Sì, ma il tuo sale più in alto. Ognuno plasma le tecniche con le sue abilità specifiche. In ogni caso, si sta facendo tardi. Faresti meglio ad andare a casa. Ti accompagno fino a scuola. Ok. Ah, forse... Mark abita vicino alla scuola. Eccoci alla scuola. Domani c'è la finalissima. Sei teso? Beh, sì, è normale che lo sia, no? Ma se devo essere sincero, sono anche eccitato all'idea. Perché se vogliamo la rivoluzione non possiamo perdere. E da capitano darò tutto quello che ho. E poi, sono felice di giocare per la Raimon. È il mio sogno da sempre. E ora sto per indossare la sua maglia nella finale del torneo nazionale. È ancora meglio di quanto potessi immaginare. Capisco quello che provi. Se domani daremo tutti il meglio di noi, la vittoria sarà nostra, giusto? Giusto, mister! Il giorno della finale del cammino imperiale. Sono cresciuto ispirandomi a te. Se sono arrivato fin qui è solo merito tuo. Non so perché tu lo stia facendo, ma io voglio solo giocare al vero calcio. Ecco perché devo affrontarti e batterti. Monte Olimpo. Ha un nome appropriato. In bocca al lupo, Arion. Farò il tifo per te. Sì, ma vincete, mi raccomando. Se perdete non sono sicuro che potrò mai perdonarvi. So che ce la puoi fare. Forza, campione, rendici fiero di te. Oh, una visione. Sì, ci sono. Vedo i giocatori della Raimon festeggiare portando la coppa in trionfo. Una volta tanto voglio fidarmi delle tue visioni. Una volta tanto? Per la tua insolenza ti meriti 7 anni di guai. Grazie a tutti, ragazzi. Ora però è meglio che vada. In bocca al lupo. Io e Victor abbiamo finalmente perfezionato il nostro tornado di fuoco a doppia direzione. Ora nessuno ci può fermare. La finale ci aspetta. Ah, ci siamo. È arrivato il momento di giocare la finale. Kuj, io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Inazuma Eleven Go. Nel prossimo finale contro il Monte Olimpo sfideremo Alex Zabelo o Axel Blaze, dipende quale veste ricopre durante la partita. Ad ogni modo sarà la finale e vinceremo, affronteremo il Monte Olimpo. Anche se però restano alcuni punti in sospeso. Vedremo poi, vedremo poi. Io vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con dei nuovi video. Bye bye.